Ma al telefono adesso abbiamo una persona, un direttore. E quindi finiamola di scherzare e parliamo seriamente con lui. Si deve scherzare sempre. Cosimo Silva, che affermava, uno dei primi in assoluto che ha affermato sempre che Antonio Conte sarebbe stato allenatore del Napoli da gennaio. Mondo Napoli Sport 24, diciamo il suo. Ciao Cosimo, buongiorno. Buongiorno Cosimo. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao sfoga, sfoga, sfoga. Un buongiorno contiano a tutti, praticamente. Noi siamo con te, lo sai, noi siamo tutti con te, Cosimo. Esatto, grazie, grazie. Devi sfogare, io voglio sapere quante persone avevano detto che Antonio Conte, allora tu, Pedullà e Sparnelli, per me siete i fautori di questo Antonio Conte a Napoli, e anche Cristian qua vicino, il nostro speaker, che anche lui l'ha affermato. Beh, allora ripeto, l'unico nome nella testa del Napoli è sempre stato Antonio Conte, ed è stata una trattativa sempre viva e sempre vivida nella mente del Napoli. Ma anche la scelta di Manna, il fatto che il Napoli abbia preso poi Mazzarri e Calzona come traghettatori, che non abbia preso due traghettatori qualunque, ma ha preso due amici del Napoli, che Mazzarri è un amico del Napoli e Calzona lo stesso, quindi che non avrebbero fatto problemi a lasciare la panchina a fine stagione di Antonio Conte, erano tutti segnali che portavano a questa trattativa. Chi fa il lavoro, come i colleghi che tu hai appena nominato, in maniera seria, Pedullà, Pedullà ogni tanto dalla regia esce questo Pedullà, Pedullà, basandosi sulle notizie, sul lavoro da segugio, che è quello del giornalista, e non sulle sensazioni o sul telefono senza però fine, Cosimo, e neanche col copia e incolla, tra l'altro siamo direi. Tra di noi, esatto, siamo tra di noi, esatto. Ci devi dire chi è stata la tua fonte, no? Dai, ce lo devi dire, siamo tra di noi, non soffiata, lo diciamo, da chi non diciamo a nessuno. Allora guarda, i veri giornalisti le fonti non le svelano mai, bravo. La mia fonte non traspellerò mai, però oltre alla fonte, perché poi c'è chi ti può dare una dritta, poi devi essere bravo tu da giornalista a continuare a battere quella notizia e cercare di capire quanto c'è di vero, e ogni giorno cercando di prendere sempre più informazioni per capire se c'è una veridicità o meno. Qualche settimana fa eravamo tutti gasperiniani, dove tutti dicevano Gasperini sarà il futuro allenatore del Napoli, addirittura sì. E tu affermavi di no, tu affermavi, io mi ricordo anche esponendosi, l'hai detto proprio ai nostri microfoni, tra l'altro, e hai spiegato per quale motivo non sarebbe stato Gasperini, invece quali erano le motivazioni positive che potevano portare Conte a Napoli, che avrebbero portato Conte, perché tu l'hai dato già per scontato, e quindi questo ma l'ho dato per scontato, perché ragazzi non c'è il tempo materiale per rendere poi un'altra. Quando tu fondi un progetto su una sola persona non puoi cambiare in corsa a un mese dal ritiro. Cioè, era chi ha fatto sport, chi ha fatto calcio, chi ne capisce il calcio e gli sport, sai che ci sono dei tempi tecnici, come adesso io ho sentito dire una baggianata assurda da ieri, ho letta però anche su quotidiani nazionali, che Conte sarebbe stato presentato martedì al Teatro San Carlo. Allora aspettiamo un attimo, prima di scrivere stupidaggini sui giornali dobbiamo anche conoscere i tempi tecnici per fare le cose. In primis, non è ancora arrivato all'ufficialità di Conte. Una volta arrivato all'ufficialità di Conte, bisogna organizzare la conferenza stampa. La conferenza stampa per organizzarla ci vogliono dei tempi tecnici, in quanto tu devi chiamare un service, devi organizzare la sala, devi chiamare la stampa internazionale e dare tempo a questi di arrivare a Napoli, devi organizzare la stampa locale, e inoltre questo, devi prendere il filo della struttura, che non è una cosa, non è che chiami come quando vai a prendere la partita di calcetto, si sta il campo dalle 4 alle 5, veniamo a fare la partita, devi fare una domanda al comune, devi fare una domanda, devi avvisare tutta l'autorità pubblica, quindi ambulanza, polizia, per i servizi di sicurezza, vigilanza e così via. Non è una cosa che si organizza da lunedì al martedì. Però Cosimo, scusami, al di là della location, è probabile che la società abbia pensato proprio di ufficializzarlo durante la conferenza, cioè organizzare questa conferenza, questo evento. Non è da Napoli, però mi viene in mente, se ben ricordi, la presentazione di Himmler. Vabbè, ma sono passati
14 anni. Lo so. Il Re Leone. Il Napoli è cresciuto ed è cambiato anche come filosofia sociale. Quindi la escludi, ma poi perché il Napoli dovrebbe pagare il sfitto della location del Teatro San Carlo per presentare Antonio Conte quando ha come sponsor la MSC Crociere e può chiedere alla famiglia Conte di farlo su una delle migliori navi della MSC nel teatro, della MSC invitato tutta la stampa nazionale e internazionale, e facendosi anche pagare il Napoli per questa presentazione come costo di sponsorizzazione? Domanda. In effetti è giusto quello che dici. Cosimo, infatti hai ragione, perché così i conti tornano. Però io volevo sapere da te. Noi siamo una città di mare, noi siamo Partenope. Conte va presentato sul mare. Esatto, secondo me Antonio Conte uscirà da Mergellina da sott'acqua con la dea Partenope che lo tiene in braccio. Secondo me, questa è la presentazione. Esatto. No, però vorrei sapere da te, Cosimo, quanto è stato importante avere un direttore sportivo. Ecco, prima di tutto questo. Pedullà! Prima dell'acquisizione dell'allenatore, di tutto lo staff, comunque, e poi ovviamente del mercato. Perché l'anno scorso il fatto che sia stato preso il direttore sportivo dopo aver preso l'allenatore ha pesato un po', diciamolo, forse non del tutto, però ha aggravato su quello che è poi stato l'intero andamento del campionato. Invece quest'anno è stato fondamentale forse avere soprattutto uno come Mann, perché subito Dumblè è andato dai giocatori a dire: che vuoi fare tu? Vabbè, ma io penso che questo l'abbia fatto anche Meluso, l'avrebbe fatto qualsiasi altro. Ma Meluso non ha avuto il tempo necessario perché è arrivato già con ritardo, quindi non c'erano i tempi tecnici, diciamo. Mann ha iniziato a lavorare contestualmente all'ingaggio di Conte, cioè Mann e Conte lavorano insieme già da qualche mese sul Napoli, non è che ci stanno lavorando adesso. E Conte, molti stanno parlando di che Mann costruirà un Napoli a Conte per il 3-4-2-1 o il 3-5-2 o il 3-4-2. Ragazzi, non è scuso che Conte a Napoli giocherà con la difesa a 4, e questo ve lo sto dicendo in anticipo, potrebbe giocare con 4-2-4. Perché sì, il Napoli è una squadra piena di esterni, non penso che li venderà tutti in questa sessione di mercato. Infatti. E quindi potrebbe giocare con un 4-2-4 dove Politano e Kvaratskhelia vanno ad aiutare a centrocampo Lobotka ed eventualmente a chissà, e in attacco potremmo avere una punta fisica con Raspadori. Quindi il Napoli già si sta muovendo sul mercato da mesi con un nuovo progetto tattico, perché Conte porterà delle innovazioni al suo modo di giocare. Quindi l'importanza di Mamma è stata quella già di lavorare con il futuro allenatore del Napoli da mesi, quella di interfacciarsi con i giocatori. Poi lasciamo perdere, ci sono alcuni procuratori che adesso stanno cercando di portare acqua al proprio mulino per prendere le commissioni sull'ultimo contratto d'oro che può avere il giocatore, e mi riferisco a Di Lorenzo, perché Giuffredi non può fare quelle dichiarazioni su Di Lorenzo, capitano del terzo scudetto del Napoli, e che un giocatore che a mio avviso vale dei 25-30 milioni non puoi dire ha rotto con il Napoli, lo porto via da Napoli così svalutando il suo valore per favorire la Juve. Non esiste proprio. Tu ti porti via Di Lorenzo dal Napoli al prezzo che vale, al prezzo che fa la società. Se la Juve se lo può permettere, viene a posare i soldi o ci dà una contropartita tecnica gratuita al nostro allenatore e prende Di Lorenzo, altrimenti Di Lorenzo sta bene a Napoli, che si mettesse l'anima in pace. Sì, in effetti l'ha fatta un po' fuori dal vaso Giuffredi, perché dichiarazione che poi dice: no, non sono dichiarazioni mie, sono le dichiarazioni di Di Lorenzo, è lui che io sono solo il portavoce e devo tutelare gli interessi del mio assistito. Però tu tuteli gli interessi e non sai parlare, Lorenzo, perché non sei un esatto. Oratore. Di Lorenzo deve fare il suo procuratore e dice: da domani non sarai più il mio procuratore, perché mi hai messo una piazza contro, mi hai messo la tifoseria,
hai svalutato il mio valore del cartellino. Ma poi parlando di Calzona che l'ha sostituito, cioè è andato no, anche vabbè, nel, ma nel parte quello, tecnico. Ma stiamo parlando dello stesso calciatore che quando ha ottenuto il rinnovo ha detto che restava a Napoli a vita perché si sentiva. Sì, ma parliamo sempre del terzino dell'Empoli, non ci dimentichiamo da dove. No, ognuno deve ricordare le origini. Il Napoli l'ha fatto uomo e l'ha fatto calciatore a Giovanni Di Lorenzo, capitano del terzo scudetto, maglia azzurra addosso. Non deve scherzare Di Lorenzo, Oggi Di Lorenzo è tra la top 10 dei terzini destri al mondo e nei primi 10 sicuramente, per merito suo e per merito della visibilità che il Napoli gli ha dato. Ma non possiamo pensare che a causa di un procuratore una mattina si sveglia e dice poi ti porto via da Napoli, guadagniamo qualcosa di soldi, qualcosa di commissioni in tasca, adesso svaluto il tuo valore dicendo che tu hai rotto ma poi Cosimo, permettimi, scusami se ti interrompo, lui ha minacciato addirittura, quella è una minaccia vera e propria alla società, dicendo allora se De Laurentiis ha fatto quel comunicato ieri che deve rimanere per forza a Napoli, lui mi ha chiesto di importare via Mario Rui, allora Mario Rui rimane a Napoli, che è una minaccia, non ho capito perché dice sì, questo. Questo è un modo subdolo per dire se non mi fai partire Di Lorenzo non ti piazzo nemmeno Mario Rui, se ti tiri Di Lorenzo ti devi tenere anche Mario Rui. Questa è la sintesi di quello che è stato il discorso, però ripeto, questo è un gioco che fanno un po' tutti i procuratori calcistici, non è che lo fa solo Giovanni o altro, perciò quando De Laurentiis in Senato parlava di ricatti dei procuratori perché e il loro modus operandi. Cosimo Di Giuffredi, scusami se ancora ti interrompo, che ogni tanto se no mi dimentico. Giuffredi, noi sappiamo qualcosa di Giuffredi, vero? Parlando di calcio giovanile, capiscimi, è vero? Sì, vabbè, ma questi sono dei trascorsi, forse trascorsi storici che sono anche pubblici su internet, quindi non è che ci stiamo inventando qualcosa o stiamo dando qualche notizia. È storia, la storia rimane, il procuratore, il calciatore, di una società, di un presidente, quindi sostanzialmente è inutile ritornare a fare passi indietro. Adesso dobbiamo parlare dell'oggi. Per l'oggi Di Lorenzo è capitano del terzo scudetto del Napoli, se vuole chiarire la sua posizione che faccia un comunicato pubblico dove smentisce il proprio procuratore o altrimenti dove asserisce quello che dice il suo procuratore, porti delle offerte congrue che soddisfino la volontà delle casse del Napoli e facciano in modo che il Napoli poi possa sostituirlo degnamente, perché ripeto non è tutto terzino destro al mondo, ce ne sono tanti, e quindi che possa poi sostituirlo degnamente il Napoli. Allora Cosimo, noi prima di chiudere un attimo questo argomento riguardante Di Lorenzo, perché poi devo fare l'ultima domanda relativa a Quara, quindi già te l'anticipo, però abbiamo proprio il procuratore di Di Lorenzo al telefono, vediamo lui che cosa dice a proposito di questo. Mario, buongiorno. Ciao, Mario Giuffredi. Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno. Com'è questa querelle così che è venuta fuori dalla tua intervista e che minacci quasi di far restare Mario Rui, portare andare via Di Lorenzo? Non avete capito che Giovanni è colui che ha detto di voler andare via. Io ho solo portato quello che ha detto il calciatore, il mio assistito, e io devo tutelare il mio assistito giustamente, perché io faccio il procuratore, non faccio il venditore di brioche, altrimenti facevo un altro mestiere. E in questo momento Lorenzo vuole andare via da Napoli a tutti i costi. Ma Politano e Folorunscio ci rilasci? Politano e Folorunscio, infatti noi parliamo con la società, dipende da cosa succede con Di Lorenzo e vediamo anche Mario Rui, Folorunscio e compagnia bella. Grazie per la cortesia. No, figurati, tranquillo. Dopo questo siparietto, ovviamente una delle mille voci di Antonio Squitieri, ti volevo fare una domanda ma se hai tempo te la faccio, se no altrimenti chiudiamo, perché sono sul tuo sito proprio www.mondonapoli.it e apprendo un articolo che l'Equipe, due punti, Kvaratskhelia ha detto di sì al Paris Saint Germain, quindi queste sarebbero le voci che arrivano dalla Francia, quanto c'è di vero in questo sì? O è solo il pourparler vocale, cioè quindi l'accordo verbale? Allora l'Equipe dice un po' come se fosse il Mattino di Napoli, la Gazzetta, quelli dello sport, sì. Perché si spinge e dice
Messi andrà a giocare a Torino, all'Inter, ha detto di sì, poi Messi non è mai arrivato all'Inter. E la stessa cosa di Kvaratskhelia, l'equipe si stattina, si è svegliato, dice l'equipe ha detto di sì al Paris Saint Germain, andrà al Paris Saint Germain. Forte del patto che tra Napoli e Paris Saint Germain ci sono state tante trattative, in passato è andato a buon fine. Ma il Napoli non si priverà nella stessa stagione di Osimhen e Kvaratskhelia. E più di Osimhen, Kvaratskhelia è un punto fermo che vuole Antonio Conte, perché mentre Osimhen non è quella punta fisica che Conte vuole, ma è una punta di profondità veloce, quindi ne farebbe a meno di Osimhen per una punta fisica, Kvaratskhelia è al centro del progetto di Conte, quindi nemmeno 150 milioni di euro partirebbe da Napoli in questo momento. Ha un contratto, il Napoli sta ragionando insieme a Manna sul rinnovo del contratto, quindi il Napoli lo sta rinnovando a cifre importanti per mantenerlo a Napoli. Poi che l'anno prossimo, più di questo, è quello che volevamo ascoltare noi da te, poi che il prossimo anno possa lasciare Napoli non è escluso, ma almeno per questa stagione Kvara rimarrà a Napoli. Vabbè, e quindi poi ne riparleremo. Ok, è quello che volevamo appunto sentire da te. Attenzione, poi il mercato è imprevedibile, perché se gli arrivano offerte rinunciabili con una contropartita tecnica che può piacere a Napoli, a quel punto il Napoli pensa, attenzione. Ma tanto noi ci aggiorniamo nelle prossime settimane, perché mica te ne vuoi andare già in vacanza. La chicca di Cosimo ci deve essere sempre. Al momento il Napoli, vi posso assicurare che gli unici colloqui che sta avendo con Kvara sono per i rinnovi. Poi se ci sono altre cose, al momento non le conosciamo. Perfetto, grazie Cosimo. Grazie Cosimo, ci sentiamo presto. Buon weekend e sempre Forza Napoli. Sempre Forza Napoli, buon weekend a te.